voglio vivere così. Bentornati su Radio Yes, state ascoltando Voglio Vivere Così. Do il buongiorno e il benvenuto a un ospite graditissima di Voglio Vivere Così, Emilia Costantini, benvenuta. Grazie, grazie della presentazione. Essere graditissimi è sempre, di questi tempi è molto raro. Sei assolutamente gradita, assolutamente. Allora, siamo qui a parlare di un ritorno al Teatro Argentina, sì. Di Singolarità al Femminile, questa rassegna culturale e sociale che tu farai all'interno di questa iniziativa, insieme a delle persone, dei personaggi, sì, presi da diversi panorami, quindi possono essere quello, sì, teatrale, quello dello spettacolo, culturale, dell'imprenditoria, della politica, tutto questo per approfondire dei problemi delle donne di oggi, che sono sempre impegnate nei più disparati ambiti lavorativi, personali, sociali. Esatto, dunque è una rassegna che io faccio da un po' di anni, che riprendo ciclicamente, come dicevi giustamente tu, con personaggi che naturalmente sono protagoniste le donne, però a me piace avere anche sempre il parere maschile, sì, perché non mi piacciono le cose come dire, dove ce la suoniamo e ce la cantiamo per conto nostro. Certo, come mi no, piace avere comunque un anche proprio anche un una polemica, esatto, un contraltare, un controcanto maschile di un pensiero che è quello sociale. Proprio oggi sul giornale, tutti i telegiornali davano una notizia, una bella notizia sotto un certo profilo, e cioè che è stata la Corte di Strasburgo ha riconosciuto ad una coppia italiana di poter dare il cognome della mamma al proprio figlio, quindi solo il cognome della mamma. Quindi questa è una bella notizia, perché forse cambierà anche in Italia questa figura, questa immagine della famiglia patriarcale, dove solo l'uomo può dare il proprio cognome al proprio figlio, o tutto al più ci può essere il cognome del padre e accompagnato da quello della madre. La brutta notizia è che l'Italia, come al solito, viene sanzionata per questo, cioè la Corte di Strasburgo ha sanzionato l'Italia proprio perché non aveva concesso a questa coppia di poter dare, ripeto, il cognome della mamma al proprio figlio. Quindi tu capisci che io vorrei, tutte le volte che ricomincio la rassegna, e oggi al Teatro Argentina, venite numerosi perché ci sarà un bel dibattito tra Francesca Neri, che è un'attrice ma è anche produttrice, è mamma, è moglie, quindi con tutti i problemi delle donne comuni comunque, e ci sarà un bel dibattito anche con Stefano Marroni, che è il vice direttore del TG2, che è un uomo anche molto polemico, positivamente polemico e produttivamente e costruttivamente polemico, e quindi naturalmente sarà uno dei temi che verrà trattato in trasmissione. Un altro tema che vorrei anche affrontare, che mi è stato sollevato nei giorni scorsi e che io ho messo su di un post, proprio è uscito ieri e ancora c'è oggi sul blog La 27esima Ora, mm-hmm, che è il blog del Corriere della, sì, Sera, fatto da tutte noi redattrici, ma anche dagli uomini, perché anche i colleghi uomini sono assolutamente graditissimi ospiti del blog. Ho sollevato un problema che mi ha fatto pensare una mia amica, che è una regista e drammaturga molto brava, non, sì, ne rivelo il nome perché non ha importanza, è una donna, è una lesbica, è omosessuale, assolutamente tranquilla, ma sere fa, mentre andavamo a teatro a vedere uno spettacolo di un suo collega omosessuale uomo, mm-hmm, lei sollevava questo piccolo problema a cui francamente non avevo molto pensato, e cioè dice: Emilia, vedi, adesso il potere, soprattutto poi nel mondo dello spettacolo, è gestito prima dagli uomini, poi dagli omosessuali uomini, poi forse le donne hanno un qualche spazio e poi alla fine forse anche le donne lesbiche, cioè praticamente adesso si è venuta a creare la situazione per cui la lobby, perché così è stata definita persino dal Papa, se vi ricordate, come un paio, no, di mesi fa, il, sì, Papa, sì, disse: io non ho nulla e non posso giudicare una persona se è gay o se non è gay, ma certo le lobby non sono non una sono cosa buone. Buona. Esatto. Allora, le lobby, che siano esse la P2 piuttosto che la massoneria e tante altre brutte lobby che hanno purtroppo gestito
per molti anni continuano, ahimè temo, a gestire il nostro paese, dietro le quinte naturalmente, a queste si aggiunge, secondo, non lo dico io, ma insomma lo dicono persone molto più autorevoli di me, si aggiunge anche quella degli omosessuali maschi che gestiscono un potere, per cui hanno in mano tutta una rete di rapporti che buttano fuori, discriminano le donne e le lesbiche, quindi cioè assolutamente, ormai, ma come mai secondo te si verificano questi fenomeni? Come mai in Italia, ma sicuramente anche in altri paesi anche europei ed certo, extraeuropei, si verificano fenomeni di questo genere, cioè diventa tutto moda, non nel caso della politica ovviamente perché lì ci sono interessi sicuramente diversi, ma perché anche all'interno di qualcosa che deve essere dilettevole, culturale, si riescono a gestire certe situazioni solamente se si fa parte di un qualcosa? Perché si gestisce denaro, perché si gestisce potere, e dove c'è denaro e potere gli uomini, siano essi omo o eterosessuali, hanno sempre e comunque l'ultima parola. Questa è la realtà dei fatti. È e quindi vero, noi donne, come dire, purtroppo siamo sempre costrette a subire comunque. E allora giustamente il titolo che è stato fatto al mio post, che non ho fatto io il titolo, ma una collega ha detto, ma ti va bene questo titolo? Il titolo era, ma allora forse pure noi donne dovremmo metterci a fare lobby? Forse sarà... Sarebbe forse il caso, non so, prima o poi magari nascerà una lobby femminile. Senti, no, nell'articolo appunto della 27esima ora del blog del Corriere.it che hai appena citato, tu hai chiesto ai tuoi lettori di scrivere dei commenti che poi saranno presi in discussione questa sera nell'incontro al Teatro Argentina, e c'è qualcuno che fa l'avvocato del diavolo e che dice: mai visto o vista nessuno ammettere questo è il massimo che so fare, a volte chi ci passa davanti è semplicemente più brava o più bravo di noi. Ah beh, certo, questo è giustissimo. Quando c'è il merito delle persone, sono la prima a non solo a rispettarlo, ma averlo verificato sulla mia stessa pelle, perché io, grazie a Dio, devo dire, sono sempre andata avanti con le mie forze, e se è stato riconosciuto una mia qualità è stata soltanto sulla mera base del merito. Quindi sono assolutamente d'accordo con questa persona, per cui non è detto che chi va avanti è semplicemente quello raccomandato, eccetera. Questo sarebbe, come dire, banale affermare una cosa del genere, sarebbe anche un voler dare una forma di sfiducia anche ai giovani, perché io lo dico sempre quando dei ragazzi mi chiedono, cioè, ma come si fa a diventare giornalisti, perché sai c'è sempre il mito, il giornalismo, il Corriere della Sera piuttosto che Repubblica, insomma tutti questi giornali, cioè, come si fa? E io ho detto guarda, si fa col sacrificio e con la voglia di fare, la determinazione e lavorare tanto. Io sono la personificazione di chi ci ha messo molto per entrare dentro il primo giornale italiano, però l'ho fatto con le mie forze, quindi se ci sono riuscita io, senza raccomandazioni ci puoi riuscire anche tu, e questo bisogna dirlo ai giovani, perché se no veramente... Beh, questa è una bella iniezione di fiducia, è fatta da Emilia Costantini, sì, direi. Assolutamente sì, perché non si può sempre dire tutti sono quelli che vanno avanti e sono raccomandati, non è vero. Certo, purtroppo il dato di fatto che esistano queste associazioni che io definisco a delinquere, perché sono comunque delle associazioni a delinquere, anche se non... Oddio, in certi casi pare... e non voglio dire fatti e persone, chi se lo ricorda capirà chi alludo, ma pare che abbiano anche, come dire, eliminato, diciamo, qualcuno, diciamo così. Però sì, ecco, sono comunque delle associazioni che non vanno bene, come dice Papa Francesco, non vanno bene. È una brutta cosa quando ci si associa contro gli altri per ottenere dei favori rispetto agli altri, e quindi senza dubbio metterli nell'angolo. Emilia, durante la tua carriera, visto che di questo stiamo parlando, hai rivolto spesso lo sguardo al mondo femminile, quindi tornando a questo panorama, come è cambiata secondo te la nostra società nel corso degli anni, se è cambiata, visto che hai citato anche questo avvenimento che viene dall'estero, no, all'inizio dell'intervista, secondo te la nostra società sta cambiando e in che modo? Certamente, per fortuna sta cambiando, certamente le donne adesso dal punto
di vista femminile, tu mi chiedi, certamente le donne oggi hanno un ruolo, e è anche per questo che poi diventano vittime della violenza di certi uomini, perché le donne non subiscono più, e quindi sono non solo emancipate, ma lavorano, studiano, anche se non studiano comunque si emancipano, e sono, non hanno più come dire, la cappa in testa del marito, del fidanzato o del fratello a volte, che le costringe in una condizione di sudditanza. Per cui in questo senso assolutamente l'Italia, grazie a Dio, forse ne ha malgrado certi governanti, l'Italia sta andando avanti. Quindi la società in questo senso è evoluta. Molta strada c'è ancora da fare, io sono anche molto critica nei confronti in ogni caso di certe donne, o quelle che fanno le donne in carriera troppo dure, che imitano l'uomo. Ecco, mi dà fastidio quando una donna afferma la propria volontà e la propria qualità anche professionale imitando il comportamento maschile, io lo trovo sbagliatissimo. O se no altre donne purtroppo che svendono il proprio corpo, perché purtroppo l'altra faccia della medaglia ce l'abbiamo sotto gli occhi, certo, tutti quanti, no? Quindi il cosiddetto velinismo, queste ragazze che pensano soltanto ad andare al Grande Fratello e a denudarsi, oppure andare, cioè, questo fino è ad arrivare ai fatti di cronaca, tra l'altro, esatto, perché abbiamo sentito, esatto, e letto delle baby squillo, insomma, che ci hanno fatto un po' rabbrividire. È veramente inquietante. Purtroppo le baby squillo, o piuttosto, cioè, baby squillo poi è una cosa terrificante. Insomma, la prostituzione è il mestiere più antico del mondo, certo non saremo noi a eradicarlo, insomma, purtroppo, certo, continuerà a esistere. Ma io non parlo tanto delle donne che lo fanno per mestiere, fatti loro, eccetera, ma ragazze che non sono prostitute, pensano di poter raggiungere certi livelli o certe possibilità soltanto in maniera, come dire, svendendo il proprio corpo, mostrandolo nella maniera più volgare, più retriva, questo francamente mi dà un po' fastidio. È degradante, no? Molto assolutamente. Fastidio. Questo veramente, ma qui è colpa anche della famiglia, è colpa dei genitori, perché io tante volte ho sentito e ho visto situazioni dove erano per prime le madri e i padri che vendevano le loro figlie, non sto parlando delle baby squillo, che quello è un caso estremo, ma di quelle che le portavano, mi ricordo, a Cinecittà, mezze spogliate, perché dice no, perché mia figlia deve fare la ragazzetta del Grande Fratello piuttosto che la velina o altri mestieri di questo genere. Non c'è niente di male. Certo, l'aspetto culturale, no? Quindi è quello, certo, che ci viene insegnato. Certo, quindi è colpa, ovviamente, della famiglia, è colpa dei genitori. Cioè, certo, poi anche in ottime famiglie può venire fuori la persona che insomma dirazza dai propri genitori, dai loro insegnamenti, però sono dei casi limite. Nella maggioranza dei casi le persone che educano i propri figli a certi valori, che sono il rispetto di se stessi e degli altri, è difficile che arrivino a certi eccessi. Purtroppo, sai, da questo poi viene giù tutto il resto, tanti personaggi che abbiamo visto alla ribalta della cronaca anche in politica, messi in posti chiave nella politica, personaggi veramente imbarazzanti, chiamarli imbarazzanti è dire poco, purtroppo è così, però insomma, sai, la società è fatta di tanti, la comunità civile è fatta di tanti aspetti, eppure questo continua a esistere e continuerà. È comunque in movimento, quindi in un movimento di evoluzione o involuzione, in ogni modo abbiamo il 50% di possibilità di andare avanti. Senti, certo. Emilia, ti leggo alcuni messaggi che ci stanno, sì, arrivando. Ho avuto il piacere di vedere Loriana Fallaci descritta da Emilia lo scorso anno all'Eliseo, è stato emozionante. Questo ce l'ha scritto Manuela al 342-415-1406, mi associo poi del tutto a questo messaggio, perché mi riporta alla memoria la volta in cui sono venuta anch'io all'Eliseo e è stato davvero emozionante. Sono d'accordo con Manuela. E poi c'è un altro non firmato: quando si svolgeranno gli incontri al Teatro Argentina? Allora, il primo è oggi, venite, vi aspetto, ingresso libero, esaurimento posti, la sala è grande, ma insomma, ecco, i posti ci sono per tutti, è alle 18, dura non più di un'ora e un quarto, io sono una tedesca in questo, non si può
più di tanto non si può, e anche perché poi il teatro ha la sua vita la sera, per cui in questo momento c'è uno spettacolo in scena al Teatro Argentina, quindi poi la sera c'è lo spettacolo normale. Stasera quindi è il primo appuntamento, il prossimo appuntamento è il 29 gennaio e sto già lavorando a trovare la giusta protagonista e il giusto protagonista, poi se ci risentiamo vi annuncerò chi saranno. Come no? E poi, ecco, poi farò una cadenza mensile, perché è comunque un lavoro che ci tengo a dire, non vengo remunerata da questo lavoro, lo faccio proprio per il piacere di farlo, per soddisfazione, perché mi piace affrontare certi temi in pubblico, perché secondo me parlare è importante, non solo chattare e stare di fronte al video, ma pure guardarsi in faccia, dire le cose, perché il pubblico viene assolutamente coinvolto lì, non è che noi siamo su un palcoscenico e facciamo i maestrini e impartiamo le nostre lezioni, lì il pubblico viene a fare delle domande, a interloquire con i protagonisti che io propongo in sala, quindi è una cosa assolutamente aperta al dibattito comune. Per quanto riguarda, torno un attimo a Oriana Fallaci, mi piace dire questo, che è un personaggio, a proposito tu mi chiedevi dei personaggi di un certo tipo piuttosto che altri, ecco, Oriana Fallaci continua ad essere un esempio di donna assolutamente importante, e sono felice di aver potuto, sono contenta che vi sia piaciuto lo spettacolo e sono contenta di averla riportata in qualche modo alla ribalta in una maniera diversa, perché Oriana Fallaci era stata erroneamente trascinata, tirata per la giacca da un certo tipo di estremismo che non aveva nulla a che fare con lei, perché è stata una che da ragazzina faceva la staffetta partigiana a Firenze, per cui figuriamoci. Esatto, e sono contenta perché è uno di quei pochi personaggi diventati famosi in America senza essere un gangster, senza aver ammazzato delle persone, senza essere una mafiosa. Ecco, Oriana Fallaci è diventata famosa per le sue capacità intellettive di scrittrice, di giornalista, di inviato di guerra, eccetera. Un altro personaggio che mi piace, di cui ho scritto la biografia che è uscita in questi giorni su Rodolfo Valentino, in concomitanza con l'uscita in televisione del TV Movie dedicato a lui, che andrà in onda nei prossimi mesi su Canale 5. Uh-huh. Ecco, pure Rodolfo Valentino è un altro personaggio italiano che ha portato all'estero l'Italia, in America è diventato un mito ed è rimasto assolutamente intramontato, cioè indimenticato. Eppure lui non era un mafioso, non era un delinquente, non è diventato famoso perché era Al Capone, insomma, è diventato famoso perché è stato un grande italiano. Ecco, sono felice di portare anche questi messaggi, perché lasciamelo dire e poi concludo, basta di scrivere libri, fare i film soltanto sui criminali, perché è questo che va, poi, che è l'immagine dell'Italia che viene proiettata all'estero, l'Italia che è paese di mafiosi, di camorristi, di bande, di delinquenti, non è vero, l'Italia è fatta anche di gente che ha grande talento, e ne ho detti due enormi che sono vissuti in periodi molto distanti l'uno dall'altra, eppure hanno fatto la storia e sono rimasti delle icone internazionali ammirate in America. Quindi basta anche, cioè parliamo anche dell'Italia positiva, cioè voglio dire, completamente d'accordo, scrivere romanzi e film soltanto sui mafiosi, sul delinquente, io capisco che è divertente, che i film d'azione, per carità, sono, però pure questo è una brutta, come dire, è anche una brutta immagine, non solo quella che abbiamo all'estero, perché siamo soltanto pasta asciutta, pizza e delinquenti e mafia, è questo quello che ci dà, cioè tutti abbiamo sì, è la trasgressione quello che incita, no? Ma questo è dovuto anche ai nostri autori e cineasti che hanno dato questa immagine dell'Italia all'estero. Diamo pure qualche altra cosa, no? E santa pazienza. Assolutamente d'accordo. Poi, tra l'altro, se parliamo di trasgressione, direi che uno dei personaggi che hai appena citato, quindi Oriana Fallaci, era assolutamente uno dei precursori, no? Di una trasgressione, certo. Perché ha scritto tutto ciò che ha vissuto e il coraggio con cui lo ha fatto è davvero da stimare, insomma. Mi hai risposto, credo, allora, l'ultima curiosità che avevo e volevo chiederti, una donna o un uomo che stimi a livello professionale o personale? Corrispondono a questi due nominativi oppure ne hai anche altri? Beh, ce ne stanno tanti altri di personaggi italiani, non ho capito la domanda, cioè italiani. Vorrei o... sapere un nome di una donna e di un uomo che stimi a livello professionale o personale.
Beh, certamente una donna che stimo molto è Dacia Maraini. Dacia Maraini è un personaggio che non solo come donna, perché è una brava persona, ma anche come scrittrice e anche come immagine di donna, una donna libera, una donna che ha fatto la sua vita, ha avuto i suoi uomini, anche più giovani di lei, ha avuto anche, vedi, pure questo fatto, no? Normalmente sono gli uomini che hanno le donne più giovani, invece Dacia ha avuto anche una bellissima storia d'amore, ahimè purtroppo il suo compagno poi morì, ma insomma ha avuto una bellissima storia, quindi è stata una donna libera su tutti quanti gli aspetti. Quindi Dacia, ecco, direi che è il primo personaggio che mi viene in mente, ma insomma ce ne sono tantissimi di persone, rispetto, ripeto, che hanno in tutto il mio rispetto e la mia ammirazione in e Italia. L'uomo? Dunque, l'uomo. Dunque, l'uomo. Non me ne viene in mente nessuno. No, non vuole essere una provocazione, ma dunque, che ti devo dire? Beh, sì, diciamolo, il presidente Napolitano. Devo dire che all'inizio, forse all'inizio, non, quando è stato fatto presidente all'inizio, non avevo questa grande ammirazione. Devo dire che il presidente Napolitano si è dimostrato una persona di una grande saggezza, che uno possa pensarla di lui, come lui politicamente, questo è assolutamente resta in secondo piano. Mi sembra veramente una bella figura di presidente. Oh, molto bene. Allora, grazie per le riflessioni che ci hai fatto fare durante questo bel collegamento. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che sarai oggi pomeriggio dalle ore 18 al Teatro Argentina con Singolarità al Femminile. I protagonisti di oggi saranno Francesca Neri e il vice direttore del TG2, Stefano Marroni. Come controaltare ci sarà un dibattito molto acceso e interessante. Grazie a Emilia Costantini e spero di sentirti presto. Grazie a voi e buon lavoro e veramente buon ascolto a tutti. Grazie, ciao. Voglio vivere così.